Bene, parliamo in questo video di come introdurre in chat. Ormai molte conferenze avvengono a livello virtuale, almeno in una fase iniziale, per cui imparare come rapportarsi con questo strumento che si interpone, diciamo, che è la chat, che si interpone tra le due persone. È ovvio che se vogliamo sedurre in chat, dobbiamo utilizzare attivamente lo strumento della chat e tenere presente alcune considerazioni. La prima considerazione è che il cervello umano cerca sempre di completare tutti i dati mancanti, per cui se un'informazione arriva solo frammentaria, il nostro cervello, per come è costituito, per come è fatto, prende questo frammento di informazione e lo completa a modo suo, secondo delle proiezioni interne riversate sull'esterno. Questo quindi nelle chat accade molto spesso, perché nella chat abbiamo solo dei frammenti di informazione quando interagiamo con l'altra persona, perché normalmente abbiamo la possibilità di vedere una o più fotografie, ma le fotografie cristallizzano un'immagine in un dato momento. Tra l'altro le fotografie poi mancano completamente dell'espressività della persona. E poi manca completamente tutta la fase cinestesica, olfattiva, tattile e spesso ovviamente anche manca la fase uditiva, perché normalmente, almeno nelle fasi iniziali, con questa persona non si ha un dialogo verbale e quindi manca tutta la componente della paralinguistica, della tonalità, ma si ha fondamentalmente la comunicazione avviene per iscritto, quindi è un canale visivo, ma ciò che si guarda non è l'immagine in movimento, dinamica, gestuale della persona, ma è ciò che questa persona scrive. Ecco quindi che dobbiamo sfruttare questo canale, questo principio, scusate, del cervello umano di andare a ricostruirsi la realtà con i pezzi, partendo dai pochi dati, diciamo, di input e ricreandosene altri. Dobbiamo quindi fare in modo che questa persona percepisca interessante, percepisca stimolante ciò che noi scriviamo in modo tale che possa estendere a tutta la nostra personalità il concetto di stimolante, il concetto di interessante. C'è da tenere presente una cosa, che non dobbiamo generare troppe false aspettative, cioè è importante riuscire a crearsi un ruolo attraverso la comunicazione via chat. Ma è anche importante poi riuscire a mantenere questo ruolo quando poi ci sarà un incontro reale, perché altrimenti se l'immagine ideale creata nella mente di quella persona si discosta molto dall'immagine reale di noi quando incontriamo questa persona, allora ci sarà un momento di smarrimento e di delusione. Ecco quindi come fare a comunicare efficacemente in chat. Anzitutto mettere una fotografia che sia il più realistico possibile rispetto a ciò che noi siamo e a ciò che noi rappresentiamo. È conveniente mettere diverse fotografie in diverse situazioni, in modo tale da farci percepire, come dire, come persone che hanno tanti e molteplici interessi, in modo tale da avere la possibilità di cogliere anche gli interessi dell'altra persona. Perché dobbiamo tenere presente questo, che inizialmente, quando non si hanno dei riferimenti, dei contatti, non si ha possibilità di ricevere emozioni da un'altra persona, perché di fatto la trasmissione emotiva via chat è molto limitata, il cervello tende a trovare maggiormente interessanti persone che hanno dei valori e degli interessi simili ai nostri. Per cui, cosa sono i valori? Un valore è ciò che per me è importante.
Per cui in mancanza di altre informazioni tendo a trovare particolarmente interessanti persone che abbiano valori omologhi ai miei. Per cui durante la chat è molto importante la tecnica del ricalco dei valori, perché io quando interagisco con un'altra persona non so che valori possa avere questa persona e quindi mi conviene ricalcare la struttura linguistica e del messaggio dell'altra persona. Cosa significa ricalcare? Ricalcare significa comunicare in modo simile a come comunica questa persona. E quindi mi conviene, visto che però inizialmente io non so qual è il suo modo di comunicare, seminare attraverso tutti i canali comunicativi. Perché poi sarà, come dire, la parte cognitiva di quella persona che si prenderà ciò che lei ritiene interessante. Nella seduzione un concetto fondamentale è che non è importante fare soltanto le cose giuste, è importante fare anche le cose giuste. Per cui, primo punto, mettere fotografie nostre che ci riprendono in diverse attività e che fanno intendere che abbiamo diversi interessi, dal mare alla montagna, agli sport, a interessi culturali, libri di vario genere che leggiamo. Quindi mettere un buon numero di foto è importante anche perché poi rassicura l'altra persona che ci vede in situazioni diverse. Ovviamente devono essere foto ritoccate perché tanto poi lo scontro con la realtà ci sarà, o foto di 25 anni prima. Quindi è meglio diciamo, poi agire successivamente per eliminare eventuali, come dire, deficit visivi. Intanto una persona normalmente accetta, diciamo, a meno che i canoni non siano completamente diversi, di vedere una persona anche se non viene colpita inizialmente fortemente da un punto di vista estetico. Quindi molti interessi rappresentati attraverso delle fotografie, quindi immagine visiva. Comunicare utilizzando tutti i canali comunicativi, quindi frasi diverse o anche le stesse frasi ripetute utilizzando una comunicazione di tipo visivo, quindi utilizzando prevalentemente dei predicati visivi come ti immagini, come vedi, tramonti, cose di questo genere. Utilizzare, quindi che questo va, come dire, a ricalcare la modalità comunicativa di tutte le persone visive. Riformulare gli stessi concetti oppure esprimere nuovi concetti attraverso delle metafore di natura uditiva, quindi utilizzando dei predicati uditivi. Mi domando, mi sono detto, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, questa cosa non mi suona bene. E poi, in ultimo, utilizzare delle metafore di natura cinestetica, quindi che comprende gli altri tre sensi, la vista, il tatto, l'olfatto e il gusto. Quindi parole come ultimamente ho un peso sullo stomaco, se potessi aiutarmi a togliermi di dosso questo senso di stanchezza. Questa cosa non mi va giù, insomma, emani un buon profumo attraverso le tue parole, quindi una sinestesia passando da un aspetto visivo, la parola scritta, all'aspetto olfattivo. Quindi, questo in una prima fase, poi prestare attenzione ai predicati che utilizza l'altra persona quando vi risponderà, in modo tale che poi riusciamo a calibrarci meglio ricalcando i suoi predicati, ricalcando anche i valori. Quindi, che cosa per te è importante? È una domanda che va fatta. Cosa è importante per te nella vita? In modo tale che ciò che questa persona ci dirà, probabilmente, a meno che non voglia stravolgere la sua personalità, rimanderà ai suoi valori, incamerare questa informazione e tirarla poi fuori successivamente, dopo un po' di tempo, dicendo, supponiamo che questa persona
risponda, per me nella vita è importante l'amore, faccio un esempio, riprendere poi successivamente, nei giorni successivi, il concetto di amore, come un valore fondante, magari non della persona, un valore fondante della società, della famiglia, eccetera, in modo tale che a livello subliminale si crea un ancoraggio di valori tra ciò che è importante per me e ciò che è importante per te. Deve essere un qualcosa, un territorio comune che ci unisce. L'obiettivo della seduzione in chat è quello di poi riuscire a, come dire, creare delle aspettative positive per l'incontro, quindi preparare il terreno per un incontro. Diciamo che un buon lavoro fatto in chat può fare almeno il 40% di una seduzione. Potremmo arrivare fino al 49%. È ovvio che poi qualcosa dobbiamo farlo quando poi ci incontriamo dal vivo, perché lì è il punto dove si possono somministrare emozioni, che sono quelle che coinvolgono veramente. E certo che un buon lavoro preparatorio, oltre a dare la possibilità di avere un incontro, fornisce anche molte possibilità, diciamo, di essersi creato un'immagine positiva. È anche importante nei dialoghi fare molte domande di natura aperta, in modo tale che l'altra persona abbia possibilità di esprimersi, perché più una persona si esprime, più entra a suo agio con noi, ci trova, diventiamo una sorta di alter ego, quindi diventiamo familiari, diventiamo persone di cui ci si può fidare. Noi ci fidiamo non tanto quando ascoltiamo qualcuno che ci parla, ma quando noi parliamo nei confronti di un'altra persona. Quindi piuttosto che descrivere sempre noi stessi o parlare sempre di noi stessi, intanto abbiamo già mandato delle immagini visive, piuttosto mandiamo delle foto, qualcosa che colpisca a livello visivo su di noi, ma poi diamo possibilità all'altro di esprimere se stesso e questo possiamo facilitare questo processo attraverso domande aperte. Bene, vi do appuntamento ad altri video su questi temi e su altri temi. Per intanto vi invito a seguirmi sul blog http://seduzionevip.com. Ciao, ai prossimi video.